Eccoci, ore 16 in punto. Ciao a tutti. Ciao. E benvenuti alla quinta lezione. Eccoci qua con questa quinta lezione dedicata a tutti voi che in questo momento state trascorrendo un lungo periodo come noi in casa, un periodo necessario, un periodo che sembrerebbe stia dando dei bei risultati e quindi c'è tanta speranza, c'è tanta fiducia. Ciao Elena, ciao Fabio, ciao Lisa. Ciao ragazzi. E c'è tanto amore, tanta unione. Questo è il nostro piccolo regalo per tutti voi, per tenervi un po' compagnia, per raccontarvi un pochettino qualche cosa che abbiamo scoperto nel corso della nostra professione e della nostra passione. La nostra pluriventennale esperienza in teatro, in tantissimi teatri. E sentite, ci scusiamo innanzitutto. Ciao Renato. Ciao Renato, ci scusiamo con tutte le persone che si collegano con noi e che noi non salutiamo. Infatti anche adesso noi vediamo, noi vediamo che ci sono 5 collegate con due persone, esatto, sole che ci quindi stanno guardando. Siete in 6, ma noi ne riusciamo a vedere soltanto a vedere il nome soltanto di 2. Quindi ci scusiamo con tutti voi, vediamo ciao, tantissimi Marco. Mi piace, grazie a tutti questi mi piace, ma purtroppo non sappiamo di chi siano, cioè di alcuni di voi. Non abbiatene a male se a volte non vi rispondiamo subito, vi rispondiamo dopo, perché no, obiettivamente non vediamo non in diretta certe cose in diretta non ecco, escono. La Silvia ad esempio invece la vediamo ogni volta, non ciao, abbiamo Silvia. Salutato nei giorni scorsi Barbara, non abbiamo salutato Cristina, non abbiamo salutato altri spettatori. Diciamo. Elena da Mosca. Elena, sì, purtroppo in tanti, Elvira. Elvira, scusa. In tanti non riusciamo a vedere. Allora, forse vi suggeriamo una cosa. Forse qualcuno di voi non ha messo mi piace alla pagina Facebook di Progetto Voce, che sia per quello che noi non riusciamo a vedervi quando vi collegate. Abbiamo guardato, comunque non ci sembra che sia quello, però può darsi che con tutta la gente che è collegata, oppure se sapete, ecco, ci sia qualche problema, si appunto. Sovrappongono magari le entrate. Chiara, prendi tutto spazio in senso fisico, immagino, perché per il resto bisogna darmi una legnata per farmi smettere di parlare. Comunque sì, è un ruffiano, ho tirato su un muretto ecco. Oggi Allora, quindi comunque è stato, ciao Silvia. Ricordiamo a tutti che ci potete seguire ogni lunedì, mercoledì e venerdì su questa pagina Facebook, la pagina di Progetto Voce. Se volete potete anche conoscerci meglio attraverso il nostro sito internet che è www.progettovoce.com. E se volete inviarci i vostri audio da commentare insieme, potete inviarli a Progetto Voce, ciao, scritto Andrea. Piccolo, 2009, Progetto Voce 2009, quindi, @libero.it. Che è l'anno di fondazione di Progetto Voce, sì, quindi siamo all'undicesimo anno. Sì, abbiamo festeggiato anno. I nostri 10 anni, esatto. Allora, niente, io parto subito, come sempre, prendo io la parola e poi la passo a Silvio, riassumendo brevemente quello che abbiamo fatto nelle 4 lezioni precedenti. Abbiamo parlato di quanto sia importante il nostro strumento voce, quindi di quanto sia importante averne cura in tutte le sue occasioni di utilizzo nella vita quotidiana, dal parlato al gridato, al sussurrato, al declamato, quindi aver cura della voce, imparare ad ascoltarla, imparare a sperimentarla. E abbiamo aggiunto l'ultima volta la necessità di individuare la propria vocalità e rispettarla. Adesso vi faccio vedere quello che ho scritto. E quindi anche ciao, Chiara. Iniziare a prendere consapevolezza autonomamente o con l'aiuto di un maestro del proprio strumento vocale, della propria, innanzitutto è molto importante distinguere la propria vocalità. Ci sono persone che hanno una maggiore predisposizione anche all'imitazione, quindi a volte sentono un mezzo soprano, imitano un mezzo soprano, sembrano un mezzo soprano, sentono un soprano leggero, imitano un soprano leggero, sembrano un soprano leggero. Allora in questo caso vi consigliamo di affidarvi a qualcuno che abbia un orecchio preparato e una competenza per potervi aiutare a individuare il vostro repertorio. È una scelta molto importante, è un passaggio indispensabile da fare. L'ultima regolina, e ve la passo oggi, è imparare, ve la faccio vedere, l'ho aggiunta oggi, regolina o suggerimento direi, non regolina, l'ho aggiunta, è oggi la numero 5, imparare ad ascoltare il proprio corpo e conoscerlo nella sua struttura.
La volta scorsa vi abbiamo suggerito un paio di esempi per sentire fisicamente il diaframma, la posizione del diaframma dove è situato. E la presenza di questo muscolo, perché è un muscolo involontario, ma è chiaramente un muscolo fondamentale nella nostra vita. E abbiamo suggerito di spegnere con un fiato costante 50-60 candeline, oppure vi avevo raccontato di quell'esercizio dove vi tenete la gamba ed espirate lentamente, dopo aver fatto un'ampia ispirazione bassa, che vi farà percepire la parte posteriore. Oppure dei piccoli colpi di tosse. Poi i colpetti di tosse. Questo era per suggerirvi, questi esercizi erano semplicemente per iniziare ad avere anche fisicamente un contatto con le parti coinvolte nel canto. Come in una delle lezioni scorse avevamo suggerito di fare anche davanti allo specchio degli esperimenti di sbadiglio, per iniziare ad avere la consapevolezza di poter agire sul palato molle, la parte posteriore del palato, che può essere sollevata e può dare accesso a quello che ci è stato chiesto di esplorare in una delle prossime lezioni, e lo faremo, che sono i risuonatori alti. E questo lo faremo però la prossima settimana, perché dobbiamo parlare molto bene dei risuonatori, perché sono materia un po' più, diciamo, tecnica, un po' più complicata, quindi ve le spiegheremo proprio bene nel dettaglio. Quindi, allora, il mio quinto consiglio è quello di ascoltare, di imparare a conoscere fisicamente le parti coinvolte dal canto. Quando si canta è un coinvolgimento importante per il fisico. Non pensiate che cantare sia solo la gola, come si dice, o le corde vocali. Cantare è i polmoni, il respiro, la parte, il viso, la maschera, poi parleremo anche di questo, l'allargare queste costole fluttuanti per poter abbassare il diaframma, per poter dosare il fiato. Quindi imparare ad ascoltare fisicamente, anche ad avere coscienza, proprio la conoscenza del vostro corpo, ed anche a conoscerlo nella sua struttura, perché naturalmente vi abbiamo mostrato le immagini del diaframma, vi abbiamo mostrato le immagini delle corde vocali. È chiaro che nel momento in cui si è viste si ha più consapevolezza, e quindi è molto importante anche conoscerlo. Insomma, se io voglio guidare una macchina devo sapere che questo è il volante, che è rotondo, questo è il cambio, e questi sono i pedali del freno, dell'acceleratore e della frizione. Questo è il consiglio. Come dicevo, i foniatri e i logopedisti sono i meccanici della voce, ma noi siamo i piloti, noi dobbiamo saper guidare. Però da piloti dobbiamo sapere come funziona il nostro motore, non dobbiamo conoscerlo a fondo o saperci mettere le mani, per l'amor di Dio, come stanno a far loro, perché là richiede uno studio e anni e anni di studio e una conoscenza particolare. Però quantomeno sapere, quando alziamo il cofano, il vano motore, sapere cosa c'è dentro, quello è importante, è necessario. Ora, noi sappiamo che le corde vocali non sono due corde verticali, come abbiamo detto essere quelle dell'arpa, ad esempio, di una cetra, ma sono due cartilagini, una di fronte all'altro, che devono vibrare al passaggio dell'aria. Quindi abbiamo scoperto che il diaframma è un muscolo molto grande, che prende tutta la sezione del nostro corpo, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, perché è tutto, è esattamente... Lo facciamo rivedere così. Lo facciamo rivedere, anche perché oggi proseguiamo appunto... Questo è il diaframma, com'è fatto, com'è strutturato, vedete, tra i muscoli intercostali, tra le ultime costole fluttuanti, e il quadrato lombare dietro la schiena. Ecco perché a volte, quando si canta giusto, le prime volte che i muscoli non sono formati per questo genere di movimento, può capitare che faccia male la schiena. Si ha l'impressione, a volte ci è stato detto, ma ecco, i reni. E qui esattamente dove sono posizionati, come vedete, perché non vedo più io, ok, vedete, e vanno praticamente a dividere l'intestino dai polmoni. Quindi impariamo a conoscerci, ad ascoltarci, ad esplorarci e anche ad osservarci. Guardate il bambino che respira quando dorme, perché respira con la pancia, espressione che abbiamo detto non essere del tutto corretta, ma ci fa capire che c'è la possibilità di un respiro alto e di un respiro basso. Prendiamo consapevolezza che molte di queste cose le possiamo gestire noi, le possiamo gestire nel momento in cui le conosciamo. Quindi iniziamo a documentarci un po'. È simpatico, è curioso, vi suggerisco ancora, se avete voglia, di andare sul nostro canale YouTube, sempre Progetto Voce,
dove troverete il video sul diaframma, dove ci saranno proprio delle immagini anche in movimento che e anche quelle sui vedere. Risonatori. Poi successivamente vi suggeriremo anche di vedere quelle sui risonatori, perché anche quello sarà un'esplorazione e una conoscenza molto interessante. Proseguiamo, e quindi ancora una volta stendiamo il tappeto rosso per Sua Maestà il muscolo diaframmatico, che abbiamo detto essere così tanto importante nella nostra fonazione e nel corretto canto. Allora, intanto riassumiamo anche le puntate precedenti. Vi ricordate, parlavamo delle corde vocali, quindi parlavamo della tensione delle corde vocali. Logicamente la parte quando le corde vocali si tendono diventano più sottili e più lunghe, e logicamente questa qua darà un suono molto più acuto, perché già se pensate di fare eccola qua Elvira, adesso la vediamo. Ciao Elvira. Ciao Chiara. Da Mosca, cioè qua ci seguite da Mosca, dall'Egitto, da tutto il mondo. Oggi riusciamo a vedere qualcuno che di solito siamo non molto vediamo. Contenti. Allora, come dicevo, le corde vocali, vedete, quando si tirano diventano più sottili. Se adesso non si sente, però se io dovessi fare un rumore, diciamo, no, la colonna sonora di questo allungamento sarebbe don 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 don. Logicamente va, più si tende, più diventano sottili e lunghe, e più al passaggio dell'aria e più il suono sarà acuto. Quindi da questo ne deduce cosa? Che non dobbiamo cercare gli acuti in altre parti, gli acuti sono nella stessa posizione delle altre note, perché semplicemente è la corda vocale che si tende. Cos'è che ci porta all'acuto? È il nostro cervello che sa dove dobbiamo arrivare, e quindi farà in modo che le nostre corde vocali si tendano tanto fino ad arrivare a quella nota. Il nostro cervello ha già predisposto lo strumento ad emettere quella nota, sta a noi soffiare il giusto quantitativo d'aria per riuscire a realizzarla. E quel quantitativo d'aria, ripetiamo, è molto importante nella zona acuta, non è così tanto quanto si crede, anzi al contrario, deve essere proprio un filo d'aria. E questo, e mi collego anche già al discorso del diaframma, questo uso delle corde vocali e del diaframma viene aiutato proprio dal discorso della linea, si chiama proprio linea di canto, la linea che bisogna sempre pensare che sia un suono che praticamente arriva dall'alto verso il basso. Questo perché? Perché se io penso il suono dal basso verso l'alto, quindi sentite, automaticamente la laringe tenderà ad alzarsi, e quindi togliermi spazio, e come abbiamo detto è lo spazio che fa risuonare la voce, quindi noi abbiamo bisogno di più spazio possibile. Se io alzo la laringe avrò quel senso di soffocamento e quella pesantezza e durezza che mi impedirà poi di gestire la voce al meglio. Allora, se invece io il suono, invece di partire esatto, parto sentite sono già in posizione e la laringe rimane bella bassa. Quindi a quel punto là io ho tutta la gestione della voce molto più semplice. Mi permetto di aggiungere, perché sì, questa parola alto, basso, sono termini che possono essere fraintesi. Noi diciamo sempre che è importante cantare con una posizione alta e l'attacco che sia in alto, addirittura sì, ma dall'alto, spiegheremo con lo spiegheremo. Però lo spiegheremo. Volevo aggiungere una cosa a quella che ha detto Silvio, vi raccontavo che io ho studiato per diversi anni con la grandissima Magda Olivero, e ricordo che lei diceva sempre una frase che io da ragazzina ho iniziato a studiare con lei a 21 anni, dopo aver vinto un concorso alla Scala, sì, insomma giovanissima. Lei mi diceva: la nota cade dall'alto e il fiato la fa correre. Naturalmente per me a quell'epoca era un'immagine difficile da comprendere. Ci sono certe terminologie dei cantanti che sono difficili da comprendere fino a quando non si sa usare la voce. Però allora poi si è vero, l'attacco sul fiato è l'incontro fra il nostro fiato e una nota che ci arriva dall'alto. Quindi noi non dobbiamo andarla a cercare in alto, ci arriva lei e noi proseguiamo. Infatti quando parleremo dei risonatori vi spiegherò la voce. Mi insegnerò a spiegare la voce. Come una vela, e capirete, ecco, no, perché hai già raccontato. capirete altre cose. Comunque, ritornando al discorso, ricordatevi, la frase va portata dall'alto verso il basso e sempre continuando, cioè non dall'alto verso il basso, giù, no, però presa dall'alto e portata in avanti bella dritta. Potete aiutarvi con i famosi disegnini che avevamo fatto l'altra volta. Vedete? Quando voi provate una canzone che vi è difficile, un'aria che vi è difficile, provate nei punti difficili, partire con la frase
e continuare belli dritti, cioè a fare proprio un segno sul foglio. Vedete che questo vi aiuta, perché? Perché facendo questo non vi renderete conto, ma riuscirete a legare, a non dar colpi, a non dar di più con il fiato, e quindi ad arrivare tranquillamente all'acuto, che è il premio di se si è corsi bene in prima. In fondo alla romanza comunque. È una nota come le altre, l'appunto, anzi noi, più facile. Perché noi insistiamo tanto su questa cosa del legato? Perché non siamo andati fuori tema, ancora parliamo di diaframma oggi, ma come abbiamo anticipato, come sapete, insomma, molti di voi sanno, questo diaframma, essendo un muscolo involontario, agisce potentemente nella nostra vita e agisce potentemente nel nostro canto, però noi dobbiamo fare le cose giuste. Ciao, per Manuel. Farlo funzionare, e legare, cantare legato è fondamentale per cantare con il diaframma, con il sostegno di un collaboratore prezioso. Perché? Perché il diaframma è un muscolo in sé molto grande e molto pesante a confronto alle corde vocali. Allora, cosa succede? Quando si attacca al diaframma, non ha l'elasticità, non ha l'agilità di potersi attaccare molto veloce e sempre. Cioè, se io devo fare, per esempio, un picchiettato, non posso fare sentite, non si attaccherà mai il diaframma. Allora, cosa canto? In questo modo cosa faccio? Canto con la gola, si dice. Cosa vuol dire cantare con la gola? Vuol dire praticamente, se io, ecco, come se parlassi in questo modo qua, sentite che io rimango senza voce e per forza mi strozzo. Ok? Perché? Perché sto parlando praticamente con l'aria che mi è rimasta qua. Non sto usando quella dei polmoni, non sto usando quella portata dal diaframma, no? E sto usando la voce, vedete, arrivo alla fine che automaticamente per forza mi si alza la laringe e per forza non ho più fiato, non ho più sostegno. Si dice sostegno, appoggiarsi sul diaframma proprio per questo. Se invece io continuo con la linea, anche se dovessi avere un picchiettato, sentite che continuo con la linea e farò molta meno fatica, e il diaframma cosa succede? Anche se la gola continua, cioè se le corde vocali continuano a emettere i loro suoni, no? I loro picchiettati, il diaframma continua a dare la stessa pressione sempre e non dà nessun problema. Qualsiasi cosa voi facciate, il diaframma deve, una volta che si è attaccato, arrivare a fine frase. Non bisogna mai staccarlo in mezzo e mai dar colpi. Sentirete spesso associare il diaframma ad un mantice. È proprio un mantice il diaframma. Non so se a qualcuno di voi è mai capitato di vederlo. A me è capitato di vedere il mantice di un organo molto grande, che addirittura era posizionato in una sala attigua allo strumento, proprio per poterlo contenere comodamente. Un mantice di un organo è come un soffietto di quelli che si usano per alimentare il caminetto, no? La fiamma del caminetto. Soffia aria. Il suo compito è quello di soffiare aria costantemente. Non gli interessa quello che succede sopra. Non è che io prima, ma se mi tocca l'odore il mio debole. No, povero mantice. Non ce la fa. Dura pochissimo. Esploderà un mantice. Ma se mi tocca l'odore il mio debole, sarò una vibera, sarò. Non c'è differenza. Non è qua. Sarò una vibera, sarò. Così si farebbe una fatica terribile. Quindi voi ricordate che l'organista che sta suonando l'organo alimentato da quel mantice, che stia suonando ta ti ta ti ta ti ta ta, non è per organo, ma mettiamo una melodia morbida, oppure ta ti 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 ta ta, il mantice dietro farà sempre solo la sua pressione costante. Ricordatevi che c'è un soffiatore, a volte lo chiamo io, un soffiatore che dà un'aria costantemente e vi dà la possibilità di giocare con il vostro strumento. Quindi quando voi farete quell'esercizio là che vi dico io con la linea, dovete praticamente continuare fino alla fine della frase, poi appena riprendete fiato si riparte con la linea, perché ogni volta che voi riprendete fiato, ogni volta il diaframma deve riattivarsi. Scusate ancora chi forse si fosse collegato adesso, scusate se non vi salutiamo tutti, ma purtroppo non sappiamo perché non tutti ci venite visualizzati nel momento in cui arrivate. Per cui ci siamo resi conto di non aver salutato tante persone che si sono collegate negli scorsi appuntamenti.
Ecco. Però salutiamo Elena, grazie a Vincenzo che sono arrivati adesso. E soprattutto salutiamo anche Barbara che sarà sicuramente collegata. Barbara c'è sempre, ad esempio non la salutiamo mai perché purtroppo non la vediamo. Poi quando andiamo a rileggere i commenti, anche Silvia e tante altre persone purtroppo, insomma, però... Vabbè, comunque siete in tanti e ci fa piacere. Allora, dicevo, oltretutto il discorso, no, che ogni volta che si riprende fiato, però quando si ha un certo tempo per riprendere fiato, perché se invece voi avete semplicemente una cesura o una pausa brevissima, si continua, cioè non è che se io devo dire, non so, una frase... Te lo faccio un esempio, ce l'ho pronto per i soprani, mi sembra, non ricordo, mi naturale, caro nome. Tante volte quel caro nome, parliamo per i cantanti di musica lirica, però funziona esattamente nello stesso modo anche per la musica leggera. Eventualmente vi facciamo un esempio anche per quello. Quante volte si sente una voce bellissima che canta perfetta il caro nome, ma non ci acchiappa? Perché? Perché fa caro nome che è il mio cor. Sentite la pesantezza. Mo palpi. Sentite se io invece interrompo acusticamente quel suono, ma non lo interrompo come mantice, come fiato, e quindi ciao, sarà Beppi. Caro nome che è il mio cuore, fisti primo palpitare. Spero che si sia sentita la differenza. Cioè, è la differenza praticamente. E io però ho sentito la differenza. È la differenza che c'è tra il cantante professionista e il cantante da karaoke, no? Come dico io. Cioè, quando voi andate al karaoke, sentite uno che canta "And now the end is near, I'm so I face the final curtain". Dici, va bene, bella voce. Però senti un altro che arriva e fa "And now the end is near, I'm so I face the final curtain". Sentite che è completamente diverso? E cosa ho fatto? Ho semplicemente tenuto la linea. Tenendo la linea, il mio diaframma, il mio mantice, il mio diaframma si è attivato all'inizio ed è andato avanti fino alla fine. Per questo avevamo cercato un esempio, ma oggi non l'abbiamo poi a portata di mano, quel Tom Jones. Sì, Tom Jones, vi volevo far sentire... La prossima volta, se vuoi. No, la prossima volta. Perché adesso siamo un po', ci siamo dimenticati. No, lo facciamo, allora venerdì facciamo la puntata riassuntiva, ecco, totale, e vi faccio sentire proprio anche... Magari venerdì la facciamo anche sulla musica leggera, sì. Perché oggi faremo un ascolto di lirica. Vi faccio sentire degli esempi anche sulla musica leggera, ma tante volte si sente anche quando fanno per esempio Butterfly, Tosca, soprattutto su Tosca. Visi d'arte, mamma mia. Che senti che fanno? Visi d'arte, visi... Poi cerca le note. Visi d'arte, visi d'amore. Ciao Giuseppe. Orribile, sembra una canzoncina per bambini. Ciao Beppi. Visi d'arte, visi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Sentite che è tutta un'altra cosa. È la famosa carezza che vi dicevo col guanto di velluto da fare al pubblico. Quando si parte con una frase bisogna accarezzare il pubblico fino alla fine. Perché pensate, se voi fate una carezza a uno, gli fate... Non state facendo una carezza, gli state dando dei piccoli schiaffetti. Ed è una cosa che dà fastidio. E invece, fino alla fine... Stavo pensando anche ad un esempio di musica leggera, ma per venerdì vi troviamo qualche cosa che caschi proprio a fagiolo, perché oggi abbiamo un ascolto che ci ha inviato una nostra... Siamo già all'ascolto. Ascoltatrice da Brescia, che ci ha mandato un brano dove possiamo riscontrare diverse cose di quelle di cui abbiamo parlato. Anche stavolta ce la facciamo uno solo, però l'altra volta abbiamo ascoltato la musica leggera, stavolta ascoltiamo la lirica, per par condicio. Ciao Patrizia! Ciao Patrizia, allora, grazie! Ascoltiamo molto volentieri questo brano, che è tratto dalla Suora Angelica di Giacomo Puccini, quindi è Senza mamma, la romanza di Suora Angelica, perché, come ho fatto prima l'esempio del caro nome, è proprio uno dei brani
dove spesso si riscontrano degli errori. E anche in questa esecuzione, che è un'esecuzione molto interessante, con una bellissima qualità vocale e anche interpretativa, noi faremo ascoltare solo l'inizio e la fine. Abbiamo dovuto, per necessità di tempo, tagliare la parte centrale, dove però invece si sente una bella interpretazione, sei qui, dove la mamma immagina di rivedere il suo bambino, intensa, molto intensa, quindi bello, complimenti per questa passionalità nel canto, questo trasporto. Ma ci sono degli errorini che vorremmo... Che adesso sentiamo. Vorremmo farvi sentire. Prima ascoltiamo sì. E poi... Io una cosa sola volevo specificare. Siccome siete in tanti che ci dite che siamo, che spieghiamo bene, che capite tutto, sì, e grazie, tutto il resto. Veramente. È bellissimo, grazie. Ma quello che mi fa strano è che tutti devono fare così, perché un insegnante è quello che ti fa capire, non quello che ti fa capire che lui sa, ma deve farti capire a te e deve fare in modo che tu sappia tanto quanto lui. Questo è l'obiettivo all'insegnante. E non dimentichiamo il famoso proverbio cinese che dice che il maestro apre la porta, ma poi sta allo studente entrare, eh? Perché noi diamo dei consigli, sta a voi poi riuscire a metterli in pratica e viverli su voi stessi. Noi gli diamo la chiave. Ascoltiamo senza mamma. Si sente? Non si sente, ma è partito? Uno. Hai staccato forse il cavetto? No, acceso, prima andava. Allora, tu dai un'occhiata perché non va, e intanto allora io dico che cosa magari a cosa fare attenzione in questo ascolto, no? Posso già anticiparvi qualche cosa che si potrà riscontrare su questo ascolto, in modo tale che possiate ascoltarlo con un orecchio già più critico, anche se di queste cose abbiamo già parlato. Perché vi dicevo che Senza Mamma è un brano... Ah, ecco! No. No. Allora, forse sono le calve a toccare... Scusate. Allora, scusate un attimo. Intanto io vi dico che... Allora, Senza Mamma, perché vi dicevo che è un brano come, ad esempio, Caro Nome, che spesso e volentieri pone di fronte, magari evitiamo il lato B di Zanon, dai. Scusate. Che spesso pone di fronte a un errore che è un errore ricorrente. Qual è? Quello di essere una scrittura musicale molto cadenzata, il che può far incorrere nel rischio di diventare segmentati nel canto. Perché? Senza mamma bimbo tu sei morto. Chiaramente da un punto di vista musicale questa regolarità, questa goccina che cade con costanza ha una grande attinenza con la storia di Suor Angelica. Non si può farla così. Okay. Bisogna farla senza mamma bimbo tu sei morto. Sentite la differenza. Il bello della diretta. È tornato Zanon. Ecco, comunque abbiamo anticipato questa cosa. Anche questo motiverà anche perché il nostro ascolto oggi si divide in due parti, perché poi vi faremo sentire che questo aver sezionato un pochino strada facendo affaticherà un pochino e non renderà fattibile un finale in pianissimo come sarebbe scritto. Il finale viene un po' fatto in forte. Si potrebbe, e consigliamo a questa cantante di riuscire a farlo un pochino più sul piano, ma partendo dall'inizio. È dall'inizio che decidiamo le sorti. Lo so, grazie, ma non è utopia, è che ci sono gli insegnanti e i maestri, sono due cose diverse. Partiamo. Oppure ci sono gli insegnanti e quelli che non lo sono. Purtroppo abbiamo avuto anche noi incontri di questo tipo. Parliamo a ragion veduta, ma insomma, grazie per le vostre parole, comunque ci fanno molto piacere. Ecco qua, ci siamo riusciti. Sentite questa cosa, se ve ne accorgete. Thank you.
Elena. Beh, io direi di passare direttamente al finale, perché adesso sta parte dell'aria è tutta più o meno simile, no? Anche se qui un pochino, lo dico alla ragazza che ha inviato questo audio, se lo riascolta lei per prima si renderà conto che l'intonazione è un filino scesa. Perché è pesante. Sta iniziando a diventare un è po' pesante. È il discorso pesante. che si diceva prima, no? Senza bimbo! Senza mamma. Mamma bimbo! Sentite che è tutta da sotto, è tutta spezzettata. Se invece lei partiva... Senza mamma bimbo tu sei morto. Sentite che... Scusate, devo fare in falsetto. Però sentite... Senza mamma bimbo tu sei morto. È difficile questo attacco. Perché bisogna sempre stare attenti a non fare quello che fa la musica. La musica fa il suo lavoro. In questo caso la musica fa l'accompagnamento. Noi dobbiamo fare quello che compete a noi. E allora esalterete ancora di più la musica. Che sotto è tutta ribattuta, cadenzata. È tutta cadenzata. Quindi, come se voi andate via, che in quel convegno. Esatto, quando sentite un ritmo sotto che è molto, molto segnato, molto cadenzato, al contrario, la voce deve legare ancora di più, perché allora si avrà questo contrasto che insieme diventa una cosa meravigliosa. Ma se voi fate la stessa cosa che sta facendo la musica, perderemo il senso. Sentiamo il finale. Detto però. Questo, la romanza sviluppa con una bellissima sensibilità, come abbiamo detto, con una bellissima vocalità, però nel frattempo accumula in questa lentezza e pesantezza che deve esserci perché è del personaggio. Ma una cosa, ricordatevi, questo è un altro consiglio che vi do. Lento non significa pesante, perché io posso parlare lentamente, ma non essere pesante. Perché poi, se lento diventa pesante, poi dopo ho un bello zaino pieno di pietre sulla schiena e vai a scalare la montagna. E mi permetto anche di dare un piccolo consiglio a livello di interpretazione. Se voi pensate a quest'aria senza mamma, lei ha appena ricevuto la notizia. Ciao Gabriele, ha appena ricevuto la notizia che suo figlio è morto. Quindi la prima parte, perché Puccini la scriveva così? Perché praticamente la prima parte è quasi allucinata lei. Fuori di sé. È fuori di sé. Dopo si riscalda e si entra nel sentimento puro. Però al primo momento gli hanno appena dato, se a voi vi danno una notizia del genere, oh Madonna, è morto mio figlio. Non direste mai, oh Madonna, è morto mio figlio? No. Senza mamma bimbo tu sei morto, senza i baci miei. È proprio l'allucinazione. Comunque sempre nel legato dovete trovare la soluzione, anche laddove, adesso non è questa la romanza, ma mi è venuto in mente ad esempio un passaggio del Trovatore di Giuseppe Verdi, dove non è scritto legato, cioè non ha anche una concitazione dentro la musica che non prevederebbe un legato. È sempre nel legato che sì, ma però il legato farla sentire quella sì frase. Però scusa, il legato non deve essere frainteso con la legatura, con la legatura o diventato sono due cose diverse. Il legato è il mantice anche... che si attacca e deve esatto, finire a fine frase. Non è legare, non significa cosa che succede a volte quando suggeriamo di legare e poi ci facciamo nelle nostre lezioni sentiamo che iniziano a legare, a glissare, a fare portamenti. Non è questo il legato è partire e arrivare a destinazione. La frase che mi veniva in mente di un concertato del Trovatore è questo sogno onesto, sì, un sovrumano incanto. Adesso non è questo sogno. Va bene, adesso le parole non me le ricordo. Però se faccio per la sua emozione, Leonora sta cantando con questo. Ma perché non mi vengono le parole? Vabbè, mettiamo che siano queste. Non posso fare questo un sogno, un'estasi, una... No, è questo. Adesso oltretutto la voce arriverà molto di più se tu la leghi. È come, faccio un esempio io per esempio sul comico. Se io devo cantare Mozart per esempio, non piangrai farfallone, allora è logico che io non posso fare non piangrai farfallone amoroso tutto attaccato, collegato, però di bene
Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Sentite che anche se io l'ho staccato, come richiede, però il sotto, il mantice, era sempre costante. Scusate, avevo sbagliato le parole, non me ne facevo una ragione. L'ho cantato tante volte, il trovatore, tra le altre cose, uno dei ruoli che amo di più. E tra le altre cose, qui scatta, fai passare la scritta, messaggio promozionale. Scatta il business. Dai, perché voglio ricordarvi che io scrivo anche romanzi ambientati in teatro con un personaggio che è una cantante lirica che risolve degli enigmi. Sto finendo il terzo, che è proprio sul trovatore. Vabbè, detto questo, e te, cioè posso crederlo, ti vengo a me d'accanto, è questo il sogno, l'estasi, e te, cioè posso crederlo. Capite la differenza? Quando sentiamo la parte finale, che ormai tornando senza mamma, quindi il nostro consiglio per questa partenza è non farsi condizionare dalla base, ma andare. Uscita il terzo libro. Certo, grazie. Sei sempre una delle primissime a prenotare il mio libro, quindi sicuramente il primo sarà tenuto da parte per te. Allora, su questo finale, come vi avevo anticipato... Se poi invece volete un libro di tecnica che... Oggi giornata promozionale oggi. Proprio oggi. Incanto e gioia. Come scrivono Striscia la Notizia, messaggio letterario. Oggi è un messaggio letterario. E questo finale ha un paio di difetti, per quello poi questo là non è riuscito a venire... È veramente bella, è veramente bella, voce, brava, sì. Grazie, bellissima la voce di questa cantante. È molto difficile questa frase finale, scritta in una zona piuttosto scomoda, che spesso viene definita passaggio, anche di questo parleremo. Dillo alla mamma creatura, parlami, sono tutti colpi questi. Difficilmente poi fare per forza un alla fine non riesce a fare anche a Elena fare... prenota il libro, wow. La cosa che doveva fare questa cantante era mettersi già al piano alto e dire di la mamma, parlami amore, sono già riga, la famosa riga. A questo punto avrei potuto fare avrei potuta tenere quanto volevo, è un la grazie, naturale, grazie. Non è, invece se faccio amo, alzo la laringe e naturalmente la dovrò fare e dargli un po' di forza, al che non riuscirò a tenerlo. E non è quello che ha scritto che voleva Puccini e non è nella frase, nell'interpretazione del brano. Allora, come suggerimento, io direi che queste frasi finali, che sono scritte in una tessitura veramente scomoda, devono essere prima affrontate, e torniamo alla prima lezione, con un parlato declamato. Parlami, parlami, amore! In questo modo è facilissimo. Amore, amore! Oppure un altro consiglio è pensare, stando alla romanza, lei, il bambino, sta morendo, lo vede che va via verso il cielo, quindi è sempre più in lontananza. Quindi quando gli si parla di lontananza, amore, amore, dove vai? Amore! Eh sì, e questo mi permetto di aggiungere due piccoli ultimi grazie, suggerimenti, Andrea. Perché abbiamo sforato, tanto per cambiare. Il primo mi arriva dal maestro Pavarotti, con cui ho studiato, l'avevo già anticipato, raccontato diversi anni, era molto divertente il suo modo di dire come pensava un pianissimo. Il pianissimo, tu porta avanti la nota, porta avanti la nota, porta avanti la nota, prima o poi non ce la farai più e diventerà pianissimo. Questo naturalmente lo diceva
per dare un'idea di proiezione di suono in modo simpatico, però è vero, troppe volte si rischia di fare il piano stretto indietro oppure per paura del piano, come in questo caso, affrontare il suono con una certa aggressività. Ultimissime due cose per questa cantante, una per questa cantante, ma per tutti, e una per tutti. Vedi Marco che se li prende gli spazi, sì, non sì, c'è no, problema. Ah, no, dal punto di vista del parlare non c'è problema, è per le mani, ok. Allora, non mi sono limitato. Bravissimo, bravissimo, apprezzato. Una cosa è, adesso dunque una mi è scappata, allora una cosa è di arrivare, quando si tiene un acuto lungo, si deve andare da una nota ad una nota, non e lasciarla così, un direttore d'orchestra la chiuderebbe così, quindi devo chiudere, devo sempre dare un senso di chiusura, se no sembra che parte... io non avevo più fiato, prima cosa. Seconda cosa, un consiglio per questa cantante, ne parleremo in un'altra lezione, attenzione alla musica, attenzione allo spartito, bisogna conoscere la musica, se possibile naturalmente studiarla, per chi lo affronta in modo professionale indispensabile, ma per chiunque comunque iniziate ad accostarvi anche allo studio della musica, della teoria musicale, del solfeggio, ci sono diversi errori musicali. Questo è un peccato, perché la lirica è uno spartito purtroppo... come questo, entrare prima o entrare dopo può veramente cambiare il senso musicale di quel momento. Noi cantanti lirici siamo un po' come quelli che copiano i quadri dei grandi artisti, no? Se dovete ricopiare la Mona Lisa, deve essere fatta come la Mona Lisa, altrimenti nessuno la riconoscerà, non ci si può mettere i baffi. Quindi quando si ripete, abbiamo uno spartito, bisogna ricopiarlo, diciamo, come voleva l'autore. Poi invece vogliamo fare un'altra cosa, lo scriviamo noi. No, ma ci sono anche autori che ci hanno lasciato una maggiore libertà. Ci sono autori che ci hanno scritto cadenza, come ad esempio un Donizetti, ci ha scritto cadenza e non ci ha poi espresso quale fosse la cadenza che lui preferiva. Ciao Michela! Però uno spartito come il Senza Mamma, ad esempio, deve essere veramente questo dillo alla mamma, deve essere veramente perfetto anche da un punto di vista musicale. Credetemi, se voi sentite la stessa cosa cantata esattamente come l'ha scritta l'autore o cantata come viene, può essere eseguita da qualcuno che l'ha ascoltata su un disco ma non l'ha veramente fatta sua da un punto di vista di struttura musicale, beh, c'è una grande differenza. Quindi sì, il consiglio... Renato, purtroppo sì, il parlato crea grossi problemi a tutti, perché molte volte non si usano bene i risuonatori, sì, e quindi ci viene da spingere. Vi racconteremo qualcosa anche sul parlato. Parleremo anche del parlato. Se avete delle domande, inviatecele a progettovoce2009@libero.it, perché a noi questo momento è per noi. Perché qui purtroppo abbiamo poco tempo, e allora se noi ci preparate già prima le domande, la prossima puntata vi raccontiamo tutto, la prossima lezione. Abbiamo concluso anche questa quinta lezione con il nostro consueto ritardino, perdonateci. Camino ritardino. E ci vediamo la prossima settimana alle sempre, no, la prossima settimana, oggi che giorno è? Venerdì. Oggi è mercoledì, ci vediamo venerdì. Quindi scusate, ci vediamo 16. Venerdì alle ore 16 e ci scusino quelli che non abbiamo salutato, ma purtroppo non vediamo tutti i nomi di chi è collegato, e a venerdì, ciao! Ci vediamo venerdì, mi raccomando, restate a casa, ce la faremo, ciao!